Rosino, che sino a questo momento ha incamerato 8 vittorie su 8 uscite stagionali, con una differenza reti di più 20, solamente 2 reti subite nel corso di questo campionato. Sicuramente la squadra più difficile da affrontare in un momento come questo, con l'Albanova che dicevamo viene da una sconfitta pesante lo scorso weekend di quarto contro la Nuova Napoli Nord per 1-0, lo ricorderemo, e che ha bisogno di rialzare immediatamente la testa. Campionato tutto sommato altalenante sino a questo momento quello dell'Albanova, ma che non toglie nulla alla qualità straordinaria delle formazioni, della formazione costruita dal presidente Zippo e messa a disposizione del tecnico Ivan De Michele. Andiamo quindi a leggere anche quelle che sono le formazioni ufficiali da una parte e ovviamente da una parte e dall'altra, con l'Albanova che si schiera con Gigi Maiellaro tra i pali, numero 2 Matteo Iaionese, numero 3 Mario Vitale, numero 4 Giuseppe Sannino, Luca Viglietti con il numero 5, Davide Diana con il numero 6, Enzo Lepre con il numero 7, con il numero 8 Sergio Baronello Maga, Mariano D'Abronzo con il numero 9, Capitan Gioielli con il numero 10, Antonio Calone con il numero 11, mentre si rispetta il minuto di raccoglimento. Attendiamo ovviamente anche per dare lettura di quella che è la formazione della Frattese. Con il fischio il direttore di gara scioglie anche il minuto di raccoglimento, e noi con lo sguardo e quindi anche con la grafica andiamo alla lettura di quelle che sono quella che è la formazione della Frattese, che si schiera con Landi tra i pali, Esposito, Spavone, Cardone con il numero 33, Michele Ciano, ex della partita, con il numero 4, Antonio Terracciano con il numero 5, Salvatore Bacio Terracino con il numero 11, Simone Fontanarosa con il numero 8, il capitano, poi con il numero 9 Diallo, con il 28 De Marco, con il 16 Moccia. Sono questi gli 11 effettivi chiamati all'appello da mister Sasà Ambrosino. Tutto pronto per l'avvio, sentirete il forte vento anche attraverso il mio microfono, con l'augurio ovviamente che riusciate a recepire o comunque ad ascoltare il nostro messaggio. Di qui a pochi istanti andrà in scena il match valevole per la nona giornata del girone A di Eccellenza Campana, partito in questo momento con Carlo Gioielli che dà il via. Comincia Albanova Frattese qui al comunale di Casal di Principe. Landi al lancio lungo, Maiellaro chiedo scusa, al lancio lungo, pallone che finisce facile preda di Landi dalla parte opposta. 4-3-3 per l'Albanova, formazione speculare, almeno questa è la prima impressione che abbiamo osservando le formazioni in campo, formazione speculare per mister Ambrosino. Per il momento solamente i portieri hanno toccato palla. Viglietti porta palla, pressato da De Marco, Mimmo De Marco sicuramente sino a questo momento uno dei migliori della stagione della Frattese, ma perché no anche del campionato di Eccellenza. Sul punto di battuta di questo calcio di punizione ci è andato proprio Luca Viglietti, che si appoggia su Gigi Maiellaro, può salire fino alla tre quarti. Diallo va in pressione solitaria, Maiellaro va a lancio lungo, controlla Barone Lumaga, non perfetto, sporcato il suo retropassaggio, e allora è Diana che raccoglie il pallone oltre la linea di fallo laterale, già battuto, ancora Barone Lumaga in palleggio aereo, va da Carlo Gioielli, può liberarsi, mette in moto la velocità sull'audi destra di Ciccio Lepre, va sulla bandierina, primo fuorigioco della partita con Carlo Gioielli che aveva innescato la velocità di Ciccio Lepre sull'audi destra oltre la linea dei difendenti della Frattese. Era finito
il numero 7 dell'Albanova. E quindi si riprenderà con questo calcio di punizione affidato al piede e quindi al calcio lungo di Landi, a superare abbondantemente la metà campo e a cercare gli avanti della Frattesi. Occhio a Mimmo De Marco, ha spazio, lamenta un contatto Mimmo De Marco, non è ovviamente dello stesso avviso il direttore di gara che lascia correre. E poi c'è fallo in favore della formazione nerostellata, che quest'oggi indossa la casacca gialla con pantaloncini neri e calzerotti neri. Dall'altra parte invece per l'Albanova la consueta tenuta di casa, bianca e azzurra con gli inserti in oro. Calcio di punizione per la formazione esattamente nascosta dietro al palo rispetto alla nostra possibilità di inquadratura. Ci scusiamo ovviamente per questo, ma è il miglior punto dal quale possiamo inquadrare il match, proprio dietro al palo che ci impalla la pallone. Battuta direttamente a rete, l'incrocio dei pali di De Marco, e poi ancora cross al centro, deve liberare Barone Lumaga, subisce fallo Carlo Gioielli che era andato al tentativo di controllo. Proprio Mimmo De Marco a commettere fallo sul capitano della Albanova. Si fa ripetere il calcio di punizione per il direttore di gara. La palla era stata battuta quando era ancora in movimento. Ricordiamo anche la terna arbitrale per primo fischietto Mirabella di Ascireale, assistente numero 1 Cecere della sezione di Caserta, assistente numero 2 Peluse della sezione di Nola. Ancora De Marco dalla lunga distanza, ancora pericolosa la Frattese dopo il incrocio dei pali colpito qualche istante fa. Il numero 28 della Frattese ci ha provato nuovamente dal limite dell'area, ancora una volta creando qualche preoccupazione al Gigi Maiellaro, che ha però potuto osservare il pallone spegnersi oltre la linea di fondo campo. Battuto la rimessa dal fondo, allo stacco aereo ci è andato Mariano D'Abronzo, che però non è riuscito a impattare il pallone. Adesso deve andare a chiudere la cabina di regia della Frattese, lancio lungo lì dove può arrivare Salvatore Moccia, ma oltre la linea dei difensori della Albanova. Questa volta si alza la bandierina per la Frattese, si riprende con il calcio di punizione affidato ancora una volta a Gigi Maiellaro, e poi lì vicino Viglietti con il mancino al lancio lungo, non arriva Carlo Gioielli, ci arriva invece Esposito che può liberare Sannino, recupera il pallone Carlo Gioielli a qualche metro, chiama alla corsa Antonio Calone che raggiunge il pallone, può puntare il proprio avversario, cross basso, arriva Barone Lumaga con il sinistro e poi il gol! Ciccio Lepre, non Barone Lumaga ma Ciccio Lepre! C'è la rete di Ciccio Lepre che sblocca il risultato qui al comunale di Casal di Principe. E abbiamo rivisto anche la rete di Lepre che ha sbloccato il parziale al quinto minuto della prima frazione su cross teso e basso di Antonio Calone. È arrivato a Ciccio Lepre a sorprendere tutti, lo possiamo vedere ancora innescato da Carlo Gioielli. Calone sull'out di sinistra è andato al cross basso ad anticipare il proprio marcatore Ciccio Lepre con il mancino che ha saputo mettere alle spalle di Landi, e quindi quando siamo al sesto minuto della prima frazione di gioco il risultato al comunale di Casal di Principes cambia: 1 Albanova, 0 Frattese. La rete messa a segno da Ciccio Lepre. Adesso la Frattese che può spingere nuovamente sull'acceleratore. Pallone per Gigi Maiellaro che senza troppi complimenti manda il pallone il più lontano possibile, lì dove in qualche modo può provare ad arrivarci ancora una volta Lepre in scivolata, doppio intervento in scivolata, questa volta è Barone Lumaga, sì. Pallone che però arriva nella disponibilità di Landi, Davide Diana intercetta, Mariano D'Abronzo controlla con eleganza, pallone
che impatta sulle gambe di Mimmo Di Marco, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco con le mani affidata a Matteo Iaiunese con il numero 2, il punto più lontano rispetto alla nostra postazione, quello più vicino ovviamente alle tribune. Biglietti va da Giuseppe Sannino, il play con il mancino va da Matteo Iaiunese, lo chiama fuori, si avvicina Lepre. Lepre ha il problema di girarsi, non riesce a servire nuovamente Matteo Iaiunese, quindi il centrocampo della Fratese che può far buon gioco. De Marco sull'out di sinistra prova a liberarsi la Fratese. Davide Diana, nel tentativo di allontanare il pallone, è andato a rimpallare sulle gambe ancora una volta di Mimmo De Marco, pallone che finisce ancora una volta in fallo laterale. Sicuramente un inizio sprint per le due formazioni, con la Fratese che aveva colpito l'incrocio dei pali direttamente da calcio di punizione, poi il gol trovato al quinto minuto da Ciccio Lepre. Nel frattempo Michele Ciano, ex del match, ha commesso un fallo anche abbastanza plateale nei confronti di Carlo Gioielli, il direttore di gara è andato a redarguire il numero 4 della Fratese senza tuttavia mostrare cartellino giallo, così come invece aveva ampiamente richiesto il poco pubblico qui presente. Sannino può girarsi, lì vicino c'è Mariano D'Abronzo, lo serve ed è D'Abronzo a mettere in moto ancora con la diagonale Ciccio Lepre. L'intervento di testa di Esposito, pallone che finisce in fallo laterale. D'Abronzo va da Iaiunese, può crossare verso il centro, troppo lungo per tutti, dalla parte opposta arriva Mario Vitale, è il classe 2001 dell'Albanova che punta al proprio rivale, ancora con il mancino al cross, libera la difesa della Fratese e poi c'è il fallo per il direttore di gara. Si riprenderà con il calcio di punizione in favore della Fratese. Lo ricordiamo il risultato quando siamo al nono minuto della prima frazione, 1-0, la rete messa a segno al quinto minuto da Ciccio Lepre su perfetta imbeccata di Antonio Calone, che ha saputo trovare lo spazio per il cross raso terra. Lestissimo Lepre ad anticipare il proprio diretto marcatore. Adesso è ancora la Fratese con Fontanarosa che gestisce il pallone al centro del campo, va ad aprire verso Moccia, c'è Vitale che può controllare al lancio lungo verso Barone Lumaga, troppo lungo per tutti, la rincorsa di Calone, Landi deve liberarsi del pallone il più in fretta possibile. Sannino non riesce a servire Carlo Gioielli, lo stesso capitano dell'Albanova, a rientrare in maniera forse un po' troppo ruda su Antonio Cardone, si lamenta proprio il numero 33 della Fratese, direttore di gara. Fa ampi gesti con le mani nei confronti di Carlo Gioielli. Non ci sarà altra tolleranza per interventi di questo tipo. Ciano con il destro va a cercare Moccia sul lungolinea, pallone troppo lungo, Luca Viglietti controlla e lascia che il pallone finisca oltre la linea di fondo campo, così da affidare a Gigi Maiellaro il compito di rimettere il pallone in movimento. Maiellaro, lancio lungo, è ancora Ciano che di testa può lanciare lontano. Sannino anticipato, pallone che finisce in fallo laterale proprio qui sotto la nostra postazione, con Mario Vitale che si incarica della battuta. Mario Vitale in posizione quantomeno anomala rispetto a quanto ci ha abituato fino a questo momento. Attenzione, dritto, per Diallo che anticipa l'uscita di Gigi Maiellaro e mette il pallone in fondo al sacco per il gol che vale l'1-1. Rivediamo anche il gol, la rete di Diallo che ha anticipato proprio Gigi Maiellaro, la verticale di Mimmo De Marco, pallone per Diallo. Diallo è riuscito a piazzare il pallone, a sistemare il pallone alle spalle di Gigi Maiellaro e quindi si riprenderà all'undicesimo, al dodicesimo ormai, con il risultato che
ritorna in parità al gol di Ciccio Lepre, risponde Diallo, che ristabilisce quindi la situazione di parità. Dodicesimo della prima frazione, al quinto minuto Ciccio Lepre, al undicesimo Mustafa Diallo. Adesso è l'Albanova che deve rimettere in cantiere il gol. Ancora Calone, cross basso, questa volta anticipato Carlo Gioielli, ancora a cercare Diallo, l'uscita in anticipo di Biglietti. Biglietti lì vicino per Calone e poi Vitale, Sannino, ancora Vitale che torna indietro per stanare la Frattese, che ovviamente ha ritrovato il pareggio. Un pareggio importante per gli uomini di mister Ambrosino, pareggio pesante per la formazione di casa, che ha bisogno necessariamente di questi tre punti dopo il passo falso della scorsa domenica. D'Abronzo apre sulla sinistra per Calone, Calone dentro l'aria, va al tentativo di battuta a rete, pronto Landi che non si lascia sorprendere e quindi nulla di fatto. Rivediamo anche questa azione con Mariano D'Abronzo che ha trovato il varco per servire Calone. Calone guarda al centro, non c'è spazio per il cross, la battuta a rete del numero 11 dell'Albanova, però è facile preda di Mario Landi che adesso va al rilancio lungo, intercettato dalla difesa della Albanova. Diallo per Mimmo De Marco, Moccia, Moccia contro Vitale, ancora Vitale che rincorre il pallone. De Marco, Moccia, Fontanarosa, palla lancio lungo, serve sulla corsa Esposito, cross verso il centro, può liberare la difesa dell'Albanova con affanno, pallone che finisce in fallo laterale, fallo laterale in zona d'attacco proprio per gli uomini di mister Ambrosino. Sul punto di battuta Francesco Esposito, lì vicino c'è Mimmo De Marco, si gira, va da Capitan Fontanarosa con il mancino dentro per Diallo, può anticiparlo Diano, quantomeno limitarne la pericolosità. Lepre raggiunge la sfera, lancio lungo a cercare Sergio Barone Lumaga che lotta proprio con Giuseppe Spavone, alla meglio il numero 8 dell'Albanova, pallone che finisce in fallo laterale in favore dei biancazzurri. Deia Iunese sul punto di battuta, il colpo di testa di Sergio Barone Lumaga lì vicino, pallone che arriva a Carlo Gioielli, ancora un rimpallo sulle gambe di Spavone, pallone che finisce nuovamente in fallo laterale, già battuto ancora da Iunese. Carlo Gioielli controlla e si gira, punta il suo rivale, ancora un tentativo di cross, questa volta il rimpallo, consegna il calcio d'angolo in favore dell'Albanova. Quindicesimo appena scoccato, 1-1 il risultato qui al Comunale di Casal di Principe. Ricordiamo le reti messe a segno al quinto minuto da Ciccio Lepre, all'undicesimo da Diallo, cross verso il centro, lo stacco di Barone Lumaga e poi ancora e ancora e vediamo anche l'azione di questo calcio d'angolo. È stato pronto Landi sulla deviazione di testa di Iunese, non di Barone Lumaga. Doppio tentativo di Iunese, pallone che però è stato fatto proprio da Mario Landi. D'Abronzo commesso fallo per il direttore di gara, si riprenderà quindi con questo calcio di punizione Carlo Gioielli a mettere giù il pallone e la disponibilità di Fontanarosa, di Simone Fontanarosa, già battuto Cardone, andato dalla parte opposta a cercare compagno, c'era Iunese, poi Lepre, Lepre per Barone Lumaga, finisce a terra il numero 8 dell'Albanova. Calcio di punizione, lo stesso Barone Lumaga a incaricarsi della battuta, a cambiare il gioco dalla parte opposta, lì c'è Antonio
Scalone, in sovrapposizione Mario Vitale, prova a portare via l'uomo. Carlo Gioielli cerca un varco ancora per Calone. Calone torna indietro da Sannino con il mancino, il cross verso Barone Lumaga. Non arriva all'impatto con la sfera il numero 8 dell'Albanova. Ancora una volta Albanova pericolosissima in zona d'attacco. Rivediamo anche questa azione. Sono già tanti i replay che abbiamo potuto rimandare. Il cross di Sannino per un soffio non arriva all'impatto con la sfera Sergio Barone Lumaga. E quindi pallone che finisce ancora una volta sul fondo, ancora una volta sarà Mario Landi a mettere il pallone in gioco. Tentativo di cross dell'esterno Frattese, si spegne direttamente sul fondo e quindi si riprenderà con il pallone affidato a Gigi Maiellaro. È stata ridisegnata nuovamente lo scacchiere tattico della Albanova con Sergio Barone Lumaga, che adesso fa parte in pianta stabile della batteria degli avanti biancazzurra. De Marco con Diallo dialogano lì vicino i due della Frattese. De Marco prova a mettere in moto la velocità di Fontanarosa, che sicuramente non è tra le armi migliori del capitano nerostellato. Pallone che finisce in fallo laterale, tanto più che il passaggio di De Marco era sicuramente fuori misura. Ciccio Lepre non arriva al contatto con la sfera. Pallone che viene quindi recuperato dagli uomini della Frattese. Sannino in anticipo salta la prima pressione, non la seconda. Poi è Mario Vitale che si va a beccare un cartellino giallo, il suo intervento sì sul pallone, ma probabilmente per un'Itala troppa foga, colpito con il piede di richiamo proprio l'uomo della Frattese, che adesso è fermo a terra. Primo ammonito della partita è Mario Vitale per l'Albanova. Andiamo alla ricerca di una penna, però in questo momento ci manca. Vabbè, la ritroveremo poi dopo per appuntare il minuto della ammonizione combinata a Mario Vitale. Ecco, intercettata anche la penna al 18esimo, l'ammonizione per Mario Vitale. Calcio di punizione già battuto dagli uomini della Frattese. Riceve la sfera Bacio Terracino, finisce a terra. Ancora sarà calcio di punizione in favore degli uomini in maglia gialla. Tenuta di trasferta per la Frattese. E quindi ancora calcio di punizione in favore degli uomini di Mister Sasà Ambrosino, con De Marco sul punto di battuta. Questo calcio di punizione, piede educato il destro del numero 28 nerostellato. Abbiamo già visto nei primissimi minuti di gioco colpire una traversa, cross verso il centro. Davide Diana prova ad allontanare, Diallo lotta, è ancora Diana, Diallo che intercetta il pallone sul rimpallo, pallone che finisce a Bacio Terracino, che però era al di là della linea dei difensori, quindi il direttore. Lancio lungo di Gigi Maiellaro dalla parte opposta per liberare la difesa della Frattese. Di testa da bronzo da Calone, Calone poi da Mario Vitale. Vitale torna da Capitan Gioielli. Sannino di vicino con il mancino da Mariano da Bronzo, ancora da Capitan Gioielli, che può girarsi sulla sfera, prova l'imbucata sulla sovrapposizione di Mario Vitale. Può uscire però bene la Frattese, che manovra sull'out di destra con Moccia. Deve tornare indietro il numero 16, è vicino da Bacio Terracino. Scambio nello stretto ancora con Moccia, e Mario Vitale che può provare ad allungare
il pallone, il contrasto proprio con Bacio Terracino, finisce a terra il numero 11 della Frattese, nulla per il direttore di gara. Adesso è Sannino che può innescare la velocità di Antonio Calone. Troppo lungo l'intervento di Esposito, anzi no, di Terracciano, che mette il pallone direttamente in tribuna. Fallo laterale già battuto, siamo dalla parte opposta dove c'è Lepre. Lepre chiama fuori Iaiunese. Iaiunese pensa al lancio lungo, poi si affida il vicino a Mariano D'Abronzo. D'Abronzo che va da Lepre, si gioca sulla linea dell'out, pallone intercettato da Simone Fontanarosa, pallone che finisce in fallo laterale. Gli uomini dell'Albanova lamentavano la proprietà di questo fallo laterale. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, o meglio l'assistente numero uno, lo ricordiamo, il signor Cecere della sezione di Caserta, che consegna il pallone agli uomini della Frattese. Già battuto il fallo laterale, ma alla fine torna in disponibilità dell'Albanova con Antonio Calone che calcia dalla lunga distanza, pallone che si spegne non troppo lontano dalla porta difesa da Mario Landi. Rivediamo anche questa azione con la battuta a rete di Antonio Calone, pallone che si spegne non troppo lontano dalla porta difesa da Mario Landi, che però controllava agevolmente. 23 sul cronometro, metà del primo tempo è andata in archivio, il risultato lo ricordiamo ancora fermo sull'1-1, al quinto la rete di Ciccio Lepre, all'undicesimo il pareggio di Diallo. Luca Viglietti può liberare elegantemente, ma non senza ambascia, con la punta del piede arriva Sannino e poi Mario Vitale con una bella giocata, si libera della pressione di Mocce, mette in moto la velocità ancora una volta sull'auto di sinistra di Antonio Calone, il cross del numero 11 Carlo Gioielli, controlla dentro l'aria, salva sulla linea Giuseppe Spavone. Continua la pressione dell'Albanova con Gioielli. Continua la pressione dell'Albanova, Mariano D'Abronzo, ancora il cross verso il centro, ancora l'intervento in anticipo della difesa frattese. Direttore di gara ferma il gioco per punire la trattenuta a centrocampo. Rivediamo anche l'azione che ha portato al tiro di Carlo Gioielli, salvato sulla linea dal numero 3 Giuseppe Spavone. Ritorniamo però in diretta, anche perché c'era un'azione interessante per la Frattese, immediatamente disinnescata dalla difesa biancazzurra con Gigi Maiellaro, che può affidarsi a Luca Viglietti. Sannino. Sannino cambia gioco, va da Lepre. Lepre gioca vicino con Barone Lumaga. Ancora Sannino a cambiare dalla parte opposta, questa volta c'è Antonio Calone, si alza la bandierina del guardialine per una posizione di offside. Il direttore di gara va anche a riprendere Antonio Calone, che si era platealmente lamentato di questa decisione che a nostro avviso ci sembrava assolutamente azzeccata. Calcio di punizione, 25 e 20 sul cronometro, 1-1 il vantaggio della Albanova al quinto minuto con il gol di Ciccio Lepre, pareggio all'undicesimo della prima frazione della Frattese con il gol di Diallo. Pallone lungo, Luca Viglietti va al rilancio, controlla ad Abronzo e poi c'è Antonio Calone lì vicino. Calone punta il proprio avversario, lo salta, poi si deve rifugiare in Carlo Gioielli. Ancora Mario Vitale che chiede qualcuno vicino, necessità di trovare un compagno. Molto spesso trovano proprio Carlo Gioielli. Mario Vitale dentro per Barone Lumaga, che di prima intenzione prova a servire sulla corsa Giuseppe Sannino, non lo trova, e allora difesa dell'Albanova scoperta, temporeggia e controlla Luca Viglietti in maniera assolutamente efficace. Deve tornare indietro Salvatore Moccia. Ancora Frattese in zona d'attacco, Mimmo De Marco trova lo spazio, si appoggia su Moccia, ancora De Marco, ancora Diallo, deve uscire in presa sicura e bassa proprio
Gigi Maiellaro che balla rilancio lungo, pallone mal controllato da Ciccio Lepre che però viene platealmente trattenuto. Seconda ammonizione di questa partita, ci sembra all'indirizzo del numero 3, Giuseppe Spavone. Dovrebbe essere Giuseppe Spavone ad aver ricevuto questa, sì, Giuseppe Spavone. Seconda ammonizione, ammoniti due numeri 3 della partita, da una parte Mario Vitale, dall'altra Giuseppe Spavone. Si riprenderà con il calcio di punizione in favore della formazione di casa, all'altezza della panchina presidiata da mister Ivan De Michele. Giuseppe Sannino sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Il direttore di gara ovviamente va a redarguire gli uomini all'interno dell'area. Il cross verso il centro, allunga Simone Fontanarosa, ancora Calone, salta il proprio rivale, cross basso verso il centro dell'area, ancora una volta intercettato dagli uomini della Frattese, pallone che finisce nuovamente in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che si appresta a battere Giuseppe Sannino, va a raccogliere il pallone ovviamente aspettando che si sistemino gli uomini in aria. Ha battuto il calcio d'angolo, palla che rimbalza più volte dentro l'area piccola e poi non arriva la deviazione definitiva. Pallone che viene fatto facile preda da Mario Landi. Rivediamo ancora una volta, pallone che batti e ribatti, serie di batti e ribatti, il tentativo di girata di Davide Diana che però non impatta bene il pallone. Pallone che viene quindi fatto proprio da Mario Landi che balla rilancio lungo, la rincorsa di Diallo in anticipo, ci va Davide Diana che subisce fallo. Il direttore di gara ravvede l'infrazione del numero 9 dell'Albanova. L'infrazione del numero 9 della Frattese, chiedo scusa, e quindi assegna il calcio di punizione in favore dell'Albanova, già battuto da Gigi Maiellaro al lancio lungo. Arriva Lepre solamente per qualche istante, poi la difesa della Frattese, in questo caso Giuseppe Spavone, mette il pallone in fallo laterale. Iaiunese con le mani da Carlo Gioielli, subisce un colpo da Fontanarosa, resta in piedi Carlo Gioielli con una magia, nasconde il pallone, finisce a terra per il direttore di gara, non c'è fallo, e allora è Sannino che deve recuperare il pallone e provare a innescare la velocità degli avanti della Albanova. Non riesce a trovare il varco Mariano D'Abruzzo, lotta per la conquista della sfera Ciccio Lepre, ancora Carlo Gioielli va dentro dritto per dritto a cercare Barone Lumaga, l'imbucata per Lepre, Lepre torna dentro l'area di rigore, il cross, controlla Antonio Calone, Mario Vitale di controbalzo, non colpisce bene la sfera il numero 3 dell'Albanova, pallone che finisce ben lontano dallo specchio della porta difesa da Mario Landi. Buona azione sull'out di destra con Ciccio Lepre che aveva trovato un buon varco, preso controtempo Antonio Calone aveva lasciato l'incombenza della battuta a rete proprio a Mario Vitale, pallone che si è spento mestamente sul fondo. 30 minuti e 30 secondi sul cronometro di questa prima frazione, 1-1 qui all'Angelo Scalzone di Casal di Principe. Lo ricordiamo, da una parte l'Albanova che ha bisogno assoluto di 3 punti, dall'altra parte la formazione che sino a questo momento non ha mai perso, che ha subito solamente 2 gol, in questo caso è proprio la Frattese che è effettivamente già prima nella speciale classifica finale, forte dei 24 punti conquistati sino a questo momento e soprattutto della differenza reti più 20. Sannino con il mancino a cercare la velocità di Antonio Calone che ha macinato già chilometri su questa fascia, il cross di Calone dalla parte opposta, ci arriva Lepre, forse un po' troppo lungo, può controllare il numero 7 dell'Albanova con il destro, Mariano D'Abruzzo dal limite dell'area, pallone che però si spegne alla destra della porta difesa da Landi, ancora una volta una buona azione manovrata quella dell'Albanova che però non ha trovato la giusta finalizzazione. Rivediamo anche la battuta a rete di Mariano D'Abruzzo. Lepre si era trovato spazio, servito sulla corsa Mariano D'Abruzzo, il pallone però si è spento mestamente alla
destra della porta difesa da Landi, lo stesso Landi che adesso si incarica della battuta, lancio lungo a cercare De Marco, l'anticipo di Viglietti, pallone messo giù da Bronzo, si lotta a centrocampo per la conquista della sfera, Salvatore Moccia diventa titolare, lancio lungo di Terracciano, pallone che non raggiunge Bacio Terracino, ma Roce Terracino e finisce quindi oltre la linea di fondo. Fallo a centrocampo, c'è fallo a centrocampo, fallo su Sergio Barone Lumaga. E si riprenderà quindi con un calcio di punizione in favore dell'Albanova all'altezza del cerchio di centrocampo, sul punto di battuta Luca Viglietti che lamenta la troppa vicinanza di Allò. Viglietti chiama Diana ad uscire dalla linea di difesa. Diana va da Iaiunese, il cross di Iaiunese, tentativo di girata di Carlo Gioielli, pallone che impatta sul braccio di Ciano e il direttore di gara assegna calcio di rigore. Rivediamo anche questa azione, la girata di Carlo Gioielli sul cross di Matteo Iaiunese, la girata di Carlo Gioielli e Ciano che colpisce il pallone con un braccio, direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore in favore della Albanova che ha la possibilità di ritornare in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Diallo all'11esimo che aveva risposto al gol del vantaggio di Ciccio Lepre. Carlo Gioielli contro Mario Landi, Gioielli sul dischetto contro Landi, parte Carlo Gioielli e c'è il gol di Carlo Gioielli, c'era arrivato Mario Landi non abbastanza per contrapporsi alla battuta potente di Carlo Gioielli, cambia nuovamente il parziale al comunale di Casal di Principella, rete del 2-1 messa a segno proprio dal capitano Carlo Gioielli. Rivediamo. Abbiamo rivisto anche la trasformazione di Carlo Gioielli che al 34esimo, ormai 35esimo, riporta gli uomini dell'Albanova in vantaggio. Già è notizia le due reti subite dalla Frattese che nel corso delle prime 8 giornate ne aveva effettivamente subite solamente un paio. E quindi già grosso merito va all'Albanova che però non può fermarsi perché ha bisogno necessariamente di questi 3 punti e perché no, ovviamente, anche della possibilità di guadagnarne 3 nel prossimo mercoledì contro la Cerrana. 35 sul cronometro, ricambia nuovamente il parziale all'Angelo Scalzone, 2-1 in favore degli uomini di mister Ivan De Michele, al 5° minuto Ciccio Lepre, all'11esimo il momento.
non si può spingere in contropiede, quindi ritorna da Matteo Iaiunese, si risistema la difesa della Frattese. Iaiunese può cambiare gioco, da quest'altra parte c'è Mario Vitale, dentro ci va Calone, Vitale punta la difesa avversaria, va in imbucata per Calone, cross basso ancora una volta e Ciano deve intervenire per mettere il pallone in calcio d'angolo. Sicuramente sta funzionando benissimo l'asse di sinistra della Albanova con Mario Vitale e Antonio Calone, che stanno dando non pochi pensieri alla Ricordiamo il risultato parziale: Albanova 2, Frattese 1. Al quinto minuto Cicciolepre per gli uomini di Mister Ivan De Michele, all'undicesimo Diallo e poi il pareggio su calcio di rigore messo a segno da Carlo Gioielli. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, vi ringraziamo per essere stati in nostro ascolto sino a questo momento e vi diamo appuntamento a tra 15 minuti. Grazie mille. We'll be right back.
rientrano le formazioni in campo e ritorniamo anche noi in racconto, in, con il racconto in diretta, un sguardo rapido alle formazioni in campo. Non sembrano esserci state ulteriori sostituzioni, lo ricordiamo al 40° la sostituzione nelle file della Fratese, fuori Spavone, dentro Antignano. Per il resto, almeno a un primo sguardo, non sembrano esserci stati ulteriori sostituzioni nelle fila dell'Albanova, tantomeno nelle fila della Frattese, che rientra in campo con i medesimi 11 effettivi che avevano chiuso il primo tempo. Risultato di 2-1 qui all'Angelo Scalzone di Casal di Principe, con le reti di Ciccio Lepre al 5° minuto per l'Albanova, il pareggio momentaneo di Diallo all'11° e poi il rigore trasformato da capitan Carlo Gioielli, che ha consegnato il primo tempo e quindi il riposo sul 2-1 in favore degli uomini di mister Ivan De Michele. Tre punti fondamentali, dall'altra parte la Maddalonese è in vantaggio, quindi si manterrebbe immutato il distacco e quindi i due punti di vantaggio che può amministrare l'Albanova in queste battute conclusive del girone A di Eccellenza Campana. Nel frattempo è ricominciato, è cominciato anche il secondo tempo con la Frattese che si lancia in questa prima sortita offensiva. Dalla parte opposta Salvatore Moccia ha tentato il cross verso il centro, pallone impattato dalle gambe di Mario Vitale, pallone che finisce in calcio d'angolo e quindi si riprende con il con la Frattese in zona d'attacco. Calcio d'angolo per i nerostellati, lo ricordiamo quest'oggi, maglia gialla, pantaloncini neri, cross lungo per tutti, pallone che si spegne dalla parte opposta, il direttore di gara rileva fallo di Diallo, Mustafa Diallo, fallo in attacco e quindi si riprenderà con il calcio di punizione affidato alla battuta di Gigi Maiellaro. Proprio qui sotto la nostra postazione l'autore della rete del momentaneo vantaggio, Ciccio Lepre. Ricordiamo sicuramente proprio per Ciccio Lepre una azione che grida ancora vendetta, un gol sbagliato che avrebbe potuto riportare anticipatamente in vantaggio il, l'Albanova. Ciccio Lepre era ampiamente partito prima del passaggio di Carlo Gioielli. Carlo Gioielli lo ha comunque servito senza ravvedersi della posizione di offside, non si è fatto sorprendere l'assistente del direttore di gara che ha tirato sulla bandierina, affidando quindi questo calcio di punizione alla battuta di Antonio Terracciano. Terracciano va lì vicino proprio da Ciano. Ciano da Antignano, ancora Ciano, lancio lungo per Diallo, Diallo contro Diana, di tacco, bacio Terracino, va dal numero 66 Esposito, l'intervento di Luca Viglietti per il direttore di gara falloso e quindi si riprende con il calcio di punizione, si riprenderà con il calcio di punizione in favore della Frattese all'altezza del lato corto dell'area di rigore difesa da Gigi Maiellaro. Sul primo palo ci va Diallo. Battuta direttamente a rete di Mimmo De Marco, pallone facile preda di Gigi Maiellaro. Lancio lungo, Ciano lascia scorrere il pallone, pallone che diventa facile preda di Mario Landi e poi Fontana Rosa riceve da Ciano, ancora Frattese in zona difensiva, la pressione alta dell'Albanova con Antonio Calone che commette fallo e quindi si riprenderà con un calcio di punizione proprio davanti alla panchina di mister Sasambrosino. Sole contrario, in qualche modo abbiamo anche difficoltà a offrirvi delle immagini perfette, ma ci perdonerete per questo. Sole che volge quantomeno se non al tramonto, ma si avvia al tramonto dietro la tribuna di fronte a quella alla quale stiamo commentando e riprendendo questa partita. Mimmo De Marco prova l'imbucata centrale in favore di Bacio Terracino,
riesce a liberare la difesa dell'Albanova, non riesce però a mettere in moto la velocità di Antonio Callone, che lascia sfilare il pallone, pallone che si spegne quindi in fallo laterale. Sarà rimessa con le mani per gli uomini della Frattese. Frattese arrembante in questi primi 4 minuti della seconda frazione, risultato di 2-1 in favore dell'Albanova. Allontana Sannino, Gioielli, scambio nello stretto con Barone Lumaga, l'imbucata per Antonio Calone, controlla il pallone e si ferma. Il numero 11 non riesce a trovare il servizio per Giuseppe Sannino, può interrompere la trama d'attacco dell'Albanova il centrocampo nero stellato, ed è quindi Ciano che può andare da Terracciano lì vicino. Troppo lungo il passaggio per Francesco Esposito, pallone che finisce in fallo laterale. Sarà Matteo Iaiunese a occuparsi della battuta direttamente per Barone Lumaga, che prova di prima intenzione ad innescare Ciccio Lepre. Pallone intercettato dalla difesa della Frattese, ma poi ancora Diana per D'Abruzzo. Sannino salta la prima pressione, si libera del pallone, serve bene Matteo Iaiunese sull'out di destra, non c'è spazio, quindi deve tornare indietro per Diana. Diana anticipa Diallo, Gioielli controlla, tiene la palla, va al lancio dritto per dritto per Ciccio Lepre, che era al di là della linea dei difensori della Frattese. Ancora una volta in posizione di offside Ciccio Lepre, pronta la segnalazione dell'assistente Cecere della sezione di Caserta. Calcio di punizione già battuto dalla Frattese. Il lancio lungo di Cardone dalla parte opposta, lì dove c'è Moccia. Moccia punta Vitale, commette fallo nel tentativo di saltarlo. Resta a terra il numero 3 dell'Albanova, Mario Vitale, mentre vediamo movimento sulla panchina dell'Albanova. In particolar modo sembra di scorgere Salvatore Grifone, almeno questa è l'impressione che abbiamo dalla nostra postazione, per quanto siamo particolarmente lontani. Potrebbe essere Sasa Cafaro. Eh sì, potrebbe essere Sasa Cafaro, destinato verosimilmente a prendere il posto di Ciccio Lepre, che ha speso sicuramente tantissimo, che adesso probabilmente paga un momento di appannaggio, almeno sul fronte offensivo. L'intervento di Sannino, di D'Abruzzo, De Marco che lo trattiene visibilmente, muso duro i due centrocampisti. Direttore di gara ritiene falloso l'intervento di D'Abruzzo, e poi c'è l'abbraccio tra D'Abruzzo e De Marco. Secondo il nostro punto di vista il fallo era visibilmente stato commesso da De Marco, ma tant'è. Si riprende con il calcio di punizione già battuto dalla Frattese. È proprio lo stesso De Marco che va da lì vicino da Cardone. Cardone gestisce De Marco, anticipato da Ciccio Lepre. Si allunga il pallone, può intervenire Terracciano, e allora era Esposito. Esposito vicino da Bacio Terracino. Mimmo De Marco ha spazio, può tentare, può pensare alla battuta. Va da Fontana Rosa. Fontana Rosa si allarga e si appoggia su Moccia. Moccia, pallone troppo lungo per Antignano. Pallone che si spegne in fallo laterale, zona d'attacco per la Frattese, che però non è riuscita a imbastire un'azione pericolosa, e si riprenderà quindi con la rimessa laterale affidata a Biglietti. Biglietti che va da Barone Lumaga, finisce a terra il numero 8 della Albanova, e il direttore di gara è proprio lui a commettere fallo. E quindi si riprende con il calcio di punizione già battuto dagli uomini della Frattese. Esposito, e vicino c'è Bacio Terracino. Bacio Terracino scambia con Esposito, va al cross verso il centro proprio Bacio Terracino, e poi Davide Diana in due tempi può liberare l'area di rigore. Pallone che finisce in fallo laterale. Cardone con le mani, e vicino ancora per Bacio Terracino, anzi no, per Esposito, e poi ancora Cardone. Fontana Rosa nel cerchio di centrocampo, pressato da Sergio Barone Lumaga, che salta la prima pressione, può innescare questa volta in posizione regolare Ciccio Lepre sull'out di destra, raggiunge la sfera il numero 7 dell'Albanova, può puntare a questo punto l'area di rigore, si rifugia dietro dove c'è Sannino, la prima pressione, subisce il contatto, non è dello stesso avviso il direttore di gara, che verosimilmente lo attende per ammonirlo.
lo rivedremo, andiamo a rivedere anche questa azione, perché ad onore del vero l'impressione che abbiamo avuto è che il contatto ci fosse stato. Lo rivediamo insieme. Lepre che va da Sannino. Sannino salta la prima pressione. Ad onore del vero resta forse il dubbio. Ammonito anche Sannino. Torniamo a vederlo magari in modo rallentato. Arriva Lepre. Servizio per Sannino che salta il primo rivale. Beh, probabilmente ha anticipato la caduta, contatto che probabilmente sì, ci sarebbe poi stato, ma il direttore di gara non è stato dello stesso avviso e ha quindi ammonito Giuseppe Sannino, quarto ammonito del match. Il playmaker della Albanova, che fu già della Casoria nella scorsa stagione proprio con mister Ivan De Michele. Sannino riceve la sfera, sulla pressione di Diallo la perde. Diallo chiama fuori la velocità di Moccia. Da Bronzo può intervenire proprio con Sannino lì vicino, guadagna qualche metro il numero 4 dell'Albanova, non c'è movimento lì davanti e quindi deve tergiversare. Salta la pressione, può adesso andare da Barone Lumaga, Carlo Gioielli per Calone sullo stesso out. Il direttore di gara ferma il gioco, assegna calcio di punizione in favore della Albanova all'altezza della tre quarti della metà campo nerostellata. 2-1 il risultato al comunale di Casal di Principe quando siamo ormai all'undicesimo della seconda frazione. Lepre e Gioielli per l'Albanova, Diallo all'undicesimo per il momentaneo pareggio della formazione ospite. Biglietti va da Gigi Maiellaro, in pressione solitaria va Diallo al lancio lungo. Gigi Maiellaro a cercare dalla parte opposta Antonio Calone, il retropassaggio non può controllarla con le mani Landi, che con calma olimpica riesce a servire sull'out di destra Antignano. E Antignano a portarsi però il pallone oltre la linea del fallo laterale. Sarà l'Albanova a rimettere in gioco la sfera. È stato vitale verso Gioielli. Gioielli ha perso il contatto con il pallone. Allora è De Marco che danza a centrocampo, davvero una bellissima notalieta questo numero 28 della Frattese, che senza ombra di dubbio possiamo annoverare tra i top 5 calciatori di questo giro, di questa eccellenza campana dopo la ripartenza. Calciatore che verosimilmente meriterebbe altre categorie, non dimentichiamo che ha già militato comunque anche in quarta serie e tutta la sua qualità la sta dimostrando, l'ha dimostrata nelle prime 8 giornate di questo campionato di eccellenza e lo sta dimostrando tutto sommato anche oggi, sicuramente migliore tra i suoi. L'imbucata, il tentativo di imbucata verso Diallo, l'intervento di Davide Diana, il fallo da dietro di Diallo che mette giù proprio il numero 6 di Casal di Principe. Calcio di punizione, Biglietti batte per Iaiunese per Lepre in orizzontale, passaggio pericoloso intercettato da De Marco. De Marco che però mette in moto Diallo quando era ampiamente oltre la linea dei difensori della Albanova. Calcio di punizione per la formazione biancazzurra. Gigi Maiellaro sul punto di battuta va da Luca Biglietti per avviare l'impostazione dell'azione d'attacco. Da Bronzo, Barone Lumaga, non da Bronzo. Lumaga va da Carlo Gioielli, di prima intenzione per Lepre, dentro l'area di rigore, la battuta a rete di Lepre, poi l'anticipo di Carlo Gioielli che non riesce a mettere il pallone
alle spalle di Landi, la battuta di Lepre, ancora una volta, questa volta però sul portiere, troppo sul portiere. Landi non si è lasciato sorprendere, poi ha provato l'anticipo Carlo Gioielli senza tuttavia riuscire a trovare la via della porta. Si riprende con la rimessa dal fondo affidata a Mario Landi, lancio lungo, l'intervento di Antignano non trova moccia e allora è Mario Vitale con Luca Viglietti che può alleggerire la pressione nerostellata. Viglietti da Calone, Calone per Sannino, Sannino di prima intenzione anche per liberarsi della pressione di De Marco, pallone lanciato lontano, Fontanarosa, moccia, è in sovrapposizione Antignano, no, lo ignora e allora De Marco va proprio ora da Antignano, pallone che però finisce in fallo laterale, sarà rimessa in gioco affidata alla Albanova. 15 sul cronometro, il primo terzo della seconda frazione è andato in archivio, risultato che non si sblocca, o meglio che non cambia, 2-1 in favore della formazione mister Ivan Di Michele, che nel frattempo prepara un po' di cambi, vedremo. Chi saranno gli uomini a rientrare, ad entrare in campo? Potrebbe uscire Calone, no, questa è l'impressione che abbiamo, vediamo solamente, attendiamo la segnalazione. Frattempo ci prova Barone Lumaga a trovare uno spazio, pallone che finisce in fallo laterale, eccola lì, tutto pronto per la sostituzione. Direttore di gara richiama l'attenzione, fuori Calone, dentro con il numero 15 Salvatore Cafaro. Fuori Calone, dicevamo, dentro Sasà Cafaro. Antonio Calone che ha speso tantissimo, soprattutto nella prima frazione di gioco, ha dato tantissimo, autore della l'assist che ha permesso a Ciccio Lepre di andare in rete al quinto minuto della prima frazione, ma davvero tantissimi chilometri quelli percorsi da Antonio Calone. La difesa della Frattese che riceve palla e Matteo Iaiunese in anticipo su Diallo, che adesso può andarsi a risistemare. Fontanarosa, Fontanarosa dalla parte opposta dove c'è Moccia, ancora una volta la sovrapposizione di Antignano e Cafaro che lo segue a tutto campo. Iaiunese di prima intenzione di testa, contro qualsiasi aspettativa va da Lepre. Sannino riceve la sfera, si ferma, mette il pallone in fallo laterale. Mette il pallone in fallo laterale Giuseppe Sannino. Sarà verosimilmente la Frattese a riconsegnare la sfera agli uomini di mister Ivan De Michele. 17:40 sul cronometro. Si prepara un'altra sostituzione, questa volta nelle fila della Frattese. Vediamo chi è destinato ad entrare in campo. Uscirà Diallo. Uscirà Diallo, dentro con il numero 18 Fragiello. L'autore della rete del momentaneo pareggio della Frattese, Mustafa Diallo, sostituito, seconda sostituzione nelle fila della formazione di mister Ambrosino. Nel primo tempo fuori Spavone, dentro Antignano e adesso fuori Diallo, dentro Fragiello per l'Albanova, la prima ed unica sostituzione sino a questo momento. Fuori Antonio Calone, dentro Sasà Cafaro, il rilancio di Landi si spegne mestamente in fallo laterale. Mariano D'Abronzo lascia l'incarico della battuta a Matteo Iaiunese.
Dionise va da Lepre che controlla con la punta del piede, riesce a servire Sannino. Sannino pensa al tiro dalla lunga distanza. L'intervento di Fontanarosa a interrompere la trama d'attacco dell'Albanova. Pallone che non raggiunge Moccia, pallone allontanato senza troppi complimenti da Luca Viglietti, che lo mette direttamente in fallo di fondo dalla parte opposta, affidando nuovamente la rimessa in gioco a Mario Landi. Luca Viglietti non raggiunge la sfera, ci arriva Fontanarosa, scambio aereo per gli uomini della Frattese, l'intervento di Iaionese che aveva tentato di liberare l'impatto con la sfera non è stato sicuramente felicissimo, ma così è stato possibile per Gigi Maiellaro andare a conquistare il pallone con le mani in presa aerea. Intervento di Esposito, anticipa Lepre, da Bronzo prova a mettere in moto Lepre, l'intervento di Esposito che riceve cartellino giallo. Ancora un'ammonizione nelle fila della Frattese con Esposito che ha messo piedi a martello. Intervento su Ciccio Lepre, Ciccio Lepre che resta a terra. Ci sembra. Sembrano esserci grossi problemi, destinato a rialzarsi di qui a breve. Ecco, lo vediamo rialzarsi Ciccio Lepre nel frattempo sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Giuseppe Sannino con il mancino, Carlo Gioielli con il destro. Anche se Carlo Gioielli con il destro potrebbe tranquillamente e in egual modo battere anche con il sinistro, il capitano dell'Albanova, che ha dimostrato nel corso di lunghi anni della sua carriera di avere qualità straordinarie in entrambi i piedi. Va a sistemare la difesa dell'Albanova zona al limite dell'area di rigore, fischia il direttore di gara Carlo Gioielli, serve vicino Sannino, va alla battuta proprio Sannino, il tentativo di intervento di Matteo D'Abruzzo anticipato dal difensore della Frattese, pallone che finisce in calcio d'angolo e quindi si riprenderà ancora una volta con la battuta dalla bandierina affidata a Giuseppe Sannino. Con il numero 4 lì vicino c'è Carlo Gioielli per una giocata corta, il cross verso il centro libera la difesa della Frattese, poi la battuta a rete di Sasa Cafaro, una battuta a rete velleitaria sicuramente destinata più a liberare la pressione dell'Albanova che non a mettere in serio pericolo Landi. Ancora una sostituzione nelle fila della Frattese, fuori Terracciano. E dentro con il numero 26 Raimondi. In zona d'attacco, cross verso il centro, liscio clamoroso di Luca Viglietti, pallone che finisce in calcio d'angolo. Ancora zona d'attacco per la Frattese quando siamo ormai al 23esimo della seconda frazione, metà di questo secondo tempo va in archivio. Sul punto di battuta di questo calcio d'angolo Mimmo De Marco. C'è movimento al centro dell'area di rigore, cross di De Marco, è Sannino che può controllare, deve liberare senza pensarci poi su troppo Mariano D'Abronzo, lancio lungo con Ciano che può andare da Landi, Ciccio Lepre unico in pressione avanzata, Raimondi va da Fontanarosa, poi De Marco, ancora Fontanarosa lì vicino, dritto per dritto a cercare Moccia, lancio lungo, non trova nessuno se non Matteo Iaionese, D'Abronzo va da Sannino, Sannino trova la deviazione di Mimmo De Marco, pallone che finisce quindi in
fallo laterale, può respirare l'Albanova. Frattese che si era presentata pericolosamente nella metà campo biancazzurra. Matteo Iaionese sul punto di battuta con le mani, va da Carlo Gioielli. Gioielli riesce a servire Ciccio Lepre, alla difficoltà di girarsi, pallone che finisce in fallo laterale. Fallo laterale già battuto da Raimondi. Fontanarosa, bacio Terracino, Esposito, lì vicino c'è De Marco. L'intervento ancora una volta di Sannino ad alleggerire la pressione frattese. Pallone in fallo laterale, momento di massimo sforzo per la Frattese, che vuol provare a agguantare quantomeno il pareggio. Esposito e poi De Marco. Albanova dall'altra parte sicuramente molto ordinata in sino a questo momento. Cafaro prova ad allontanare, non colpisce benissimo, allora pallone che resta in disponibilità degli uomini in maglia gialla. È lo stesso Cafaro che va a raddoppiare l'intervento. Pallone che finisce in fallo laterale già battuto dagli uomini della Frattese. Allora Ciano va da Raimondi può appoggiarsi qui sulla sinistra da Esposito, preferisce tornare a destra lì dove c'è Fontanarosa. Lancio verso il centro, bacio Terracino, l'intervento di Davide Diana, ancora Cardone tenta la battuta di Mancino, pallone lontanissimo dallo specchio della porta difesa da Gigi Maiellaro. 25:30 sul cronometro, dicevamo sicuramente momento di massimo sforzo per la formazione biancazzurra. Ancora una sostituzione, questa volta nelle fila della Albanova, fuori Lepre che ha speso davvero tantissimo, dentro con il numero 18 Napoletano. Dicevamo fuori Lepre, dentro Napoletano, un centravanti più puro, più che falso 9. In questo caso Ivan De Michele ha giocato con il falso 8, Sergio Baroni Lemaga. Molto spesso è stato terminale offensivo con Carlo Gioielli, che veniva a raccogliere pallone all'altezza della metà campo. Adesso il terminale offensivo c'è. Cafaro viene a giocare a destra, Carlo Gioielli va a giocare a sinistra. Il lancio lungo con Gigi Maiellaro, che va a raccogliere il pallone al limite dell'area, andando ad anticipare proprio Fragiello. Sicuramente non facile il lavoro di Davide Diana quest'oggi, prima con Diallo, adesso con Fragiello. Paga dazio sicuramente in centimetri e chili il numero 6 dell'Albanova, ma che sicuramente non ha sfigurato assolutamente nei confronti dei due attaccanti della Frattese. Di punizione già battuto, Fontanarosa per De Marco. Napoletano conquista la sfera, trattenuto proprio dal numero 28 della Frattese. Si riprenderà con il calcio di punizione in favore dell'Albanova. Sul punto di battuta Giuseppe Sannino, che lascia l'incombenza a Luca Viglietti. Lancio lungo di Viglietti a cercare Cafaro dalla parte opposta, l'intervento di Esposito, pallone che resta lì. Cafaro può tentare la battuta a rete con il sinistro. Tiro ciccato, pallone facile preda di Mario Landi. Antignano per De Marco, l'intervento di Carlo Gioielli che mette il pallone in fallo laterale. 2-1 quando siamo al 28esimo del secondo tempo. Napoletano in pressione solitaria, più dietro Cafaro da bronzo e Barone Lumaga. Carlo Gioielli che addirittura si abbassa sulla linea dei mediani, anche più indietro. Intervento di Viglietti che anticipa Fragiello, non c'è fallo per il direttore di gara, che lascia seguire. Ciano mette il pallone in fallo laterale per consentire eventuali soccorsi al compagno rimasto fermo a terra.
fallo laterale per l'Albanova, pallone restituito alla Frattese da Capitan Gioielli. Raimondi di vicino per Fontanarosa. Fontanarosa trova Bacio Terracino. Fragiello sulla verticale, raddoppiato con Cafaro e Diana per il direttore di gara. L'intervento del duo bianco-azzurro era falloso. Tentativo di battuta veloce di Bacio Terracino, non è dello stesso avviso il direttore di gara, che ha richiamato i due calciatori dell'Albanova e quindi rettifica la posizione di battuta con Bacio Terracino che torna sul pallone numero 11 della Frattese. Di Bacio Terracino, l'intervento di testa a liberare di Giuseppe Sannino. Esposito anche in questo caso, più per scongiurare il pericolo di ripartenza Albanova che per tentare una reale battuta a rete. Calcia verso la porta di Gigi Maiellaro, pallone che si spegne però lontanissimo dalla 7:15 del portiere dell'Albanova, che adesso va a raccogliere la sfera, sistemarla al limite dell'area piccola per la rimessa in gioco. 4-1-4-1 oseremo dire in questo momento per l'Albanova. Napoletano lotta con Raimondi. Napoletano riesce a conquistare la sfera solamente per qualche istante, trova il contatto con il pallone senza tuttavia riuscire però a controllarlo e a farlo suo. Quindi Landi in dribbling elegante si libera della pressione e poi Cardone trova il varco per mettere in moto Fontanarosa. Doppio intervento di Mario Vitale, salvifico perché si era spinta sull'out di destra la pressione, la velocità della ripartenza Frattese. Mario Vitale intervenuto prima in anticipo e poi in correzione di intervento. Il risultato: calcio di punizione per la Frattese, e meno male che per il direttore di gara è bastato così, perché Mario Vitale ha rischiato anche il secondo cartellino, lo ricordiamo. Mario Vitale ammonito nel corso della prima frazione di gioco. Cross verso il centro, l'intervento di testa in anticipo di Sasa Cafaro. Subisce fallo il numero 15 dell'Albanova, si riprenderà con il calcio di punizione in favore dell'Albanova, affidato proprio a Gigi Maiellaro. Nel frattempo si prepara un'altra sostituzione nelle fila della formazione di mister Ivan De Michele. Vediamo se si avrà adesso, entrerà con il segnalazione non ancora pervenuta. Dovrebbe esserci la sostituzione, dovrebbe uscire il numero 3 per lasciare spazio al numero 16, immaginiamo, fuori Mario Vitale. Fuori Mario Vitale. Dovrebbe essere entrato con il numero 16, Grifone. Fuori Mario Vitale, dentro Salvatore Grifone, under con under ovviamente. Quando ormai siamo al 33esimo del secondo tempo, Cardone chiama fuori Ciano. Ciano va vicino da Capitan Fontanarosa, ancora Ciano. Ciano per Raimondi. Raimondi serve Cardone, ancora lì vicino. De Marco. De Marco salta la pressione di Mariano D'Abruzzo. Luca Viglietti deve alleggerire
lancia lungo, lì dove però non c'è nessuno. Grifone lotta per la conquista della sfera, non trova il pallone, trova però un fallo laterale prezioso quando siamo al 34esimo del secondo tempo. Ancora una sostituzione nelle fila della Frattese in questo caso. Vediamo se il direttore di gara lascia spazio a questa sostituzione. Fuori con il numero 16 Salvatore Moccia, dentro con il numero 45 Bottiglieri. Altra sostituzione, quindi dicevamo, nelle fila della Frattese. Fuori Moccia, dentro Bottiglieri. Classe 2003, Emanuele Bottiglieri, panchina della Frattese imbottita di under con 3 2003 e 2 2001, uno di questi il estremo difensore Domenico Sant'Angelo. Sicuramente Frattese che ha fatto a meno volontariamente, senza grossi problemi di natura fisica, ma per scelta tecnico-tattica, di alcuni calciatori importanti. Manca tra questi uno degli ex della Albanova, Michele Longo. Nel frattempo c'è la ammonizione per il capitano della Frattese, Simone Fontana Rosa. Proteste di Capitan Gioielli da qualche minuto che non si gioca, vedremo se si riprenderà ancora con una sostituzione. Non è così. Cafaro, l'impatto di testa, pallone che si spegne sul fondo. Verosimilmente si procederà adesso alla sostituzione, entrerà sicuramente Aliperta, vedremo al posto di chi. Gello ha provato a servire Fontana Rosa, Mariano D'Abruzzo in due tempi per Cafaro. Cafaro di prima intenzione prova a mettere in moto Napoletano, pallone che è intercettato dalla difesa Frattese. Il cambio di gioco all'indirizzo di Bacio Terracino, l'intervento in anticipo di Matteo Iaionese, che però non riesce a servire il proprio portiere, pallone che finisce in calcio d'angolo. Punto di battuta a Bacio Terracino, che va vicino da De Marco, il cross verso il centro di Bacio Terracino. Maiellaro non si intende in prima battuta con Mariano D'Abruzzo. Mariano D'Abruzzo prolunga la sfera, pallone che però facile preda di Gigi Maiellaro, che non corre pericolo. 37-25 sul cronometro, siamo ormai ampiamente negli ultimi 10 minuti di questa seconda frazione, quindi della nona giornata del girone A di eccellenza campana. Andiamo con lo sguardo ovviamente anche a seguire, se possibile, quelli che sono i risultati dagli altri campi, con Napoli Nord, nuova Napoli Nord Maddalonese ancora in vantaggio. La Maddalonese, la rete messa a segno dal secondo del primo tempo, al secondo minuto del primo tempo, da Verdicchio. Sostituzione quindi nelle fila della Albanova. Nel frattempo fuori Giuseppe Sannino, dentro Aliperta con Mister Ivan De Michele. Con Ivan De Michele, con Mister Ivan De Michele, che va a dare centimetri e chili al reparto difensivo. Centimetri e chili per il reparto difensivo, con Luca Viglietti che va a sistemarsi sull'out di sinistra del
fronte difensivo. Cafaro può tentare la battuta di prima intenzione, non riesce a impattare la sfera, riesce però a controllarla, torna indietro da Matteo Iaunese, Iaunese da Cafaro di prima intenzione, cross basso a cercare Napoletano, Napoletano contro Raimondi, è Napoletano l'ultimo a toccare, pallone che finisce in fallo laterale per la Frattese. Esposito sul punto di battuta, Esposito per Cardone, Cardone da De Marco, Grifone sul pallone, lotta per la conquista della sfera, l'intervento di D'Abronzo su Cardone, finisce a terra il numero 33 della Frattese, calcio di punizione in favore dell'Albanova. Cardone batte velocemente all'indirizzo di Fontanarosa, Fontanarosa lungo lancio verso Fragiello, troppo lungo per l'avanti nello stellato, pallone facile preda di Gigi Maiellaro che guadagna qualche istante quando scocca in questo momento il 40esimo, ultimi 300 secondi e poi overtime. La trattenuta più che vistosa di Raimondi a danni di Napoletano, direttore di gara non può far altro che mostrare il cartellino giallo. Sul punto di battuta è Napoletano che va alla battuta, pallone che si spegne davvero di un soffio alla destra della porta, difesa da Landi che rimette immediatamente in gioco la sfera. Andiamo a rivedere anche il replay della battuta di Daniele Napoletano, pallone che si spegne davvero non lontano dal palo alla destra della porta, difesa da Mario Landi. Rimane a terra, bacio Terracino, si riprenderà con un calcio di punizione all'altezza della tre quarti in favore della formazione Frattese. Ciano trova l'impatto sulle gambe di Napoletano, torna indietro Raimondi, De Marco subisce fallo da Sasa Cafaro all'interno del cerchio di metà campo, già battuto, calcio di punizione con bacio Terracino contro Mariano D'Abronzo, bacio Terracino salta la pressione di D'Abronzo, subisce fallo, bacio Terracino, c'è l'ammonizione per Mariano D'Abronzo, ammonizione spesa tutto sommato in maniera opportuna per quella che è la causa dell'Albanova. Bacio Terracino che aveva una prateria davanti, poteva puntare, perché no, all'area di rigore della porta difesa di Gigi Maiellaro. Non sarà così, si riprenderà con il calcio di punizione, 43-20 sul cronometro. Mimmo De Marco sul punto di battuta di questo calcio di punizione, cross verso il centro, troppo lungo per tutti, lascia sfilare il pallone Gigi Maiellaro, lascia sfilare la sfera Gigi Maiellaro che adesso va a raccogliere il pallone dalla parte opposta.
di questa rimessa in gioco. Gigi Maiellaro a superare la linea di metà campo napoletano contro Fontanarosa, la meglio la difesa frattese, 44 sul cronometro, ultimi 60 secondi e poi overtime. Vedremo se il direttore di gara assegnerà e quanto recupero vorrà assegnare a questa seconda frazione. 4 minuti di recupero vengono segnalati in questo momento, 4 minuti di recupero, e allora si giocherà fino al 49esimo per questa seconda frazione. Ed è Davide Diana ad allontanare il pallone quando sta per terminare il regular time, ultima sostituzione nelle fila dell'Albanova, ancora una sostituzione, chiedo scusa, non ultima, fuori Gioielli, dentro con il numero 20 Di Costanzo. E Gioielli che va a consegnare la fascia di capitano a Mariano D'Abronzo, dentro con il numero 20 Antonio Di Costanzo. Nel frattempo c'è anche la segnalazione adesso in maniera ufficiale del overtime, del recupero, 4 minuti di recupero, siamo già ampiamente oltre 5 minuti di recupero a questo punto, c'è stato un'aggiunta di un minuto voluta dal direttore di gara. Probabilmente per la sostituzione avvenuta oltre il 45esimo. Calcio di punizione, zona pericolosa per la Frattese. 5 metri oltre la linea del limite dell'area di rigore. Sul punto di battuta, Bacio Terracino e De Marco, due che hanno sicuramente nel fondamentale un punto di forza. Vedremo se andrà Mimmo De Marco o ci andrà invece Salvatore Bacio Terracino. Mimmo De Marco sul punto di battuta, resta da solo, fischia il direttore di gara, la battuta di Mimmo De Marco, la traversa colpita da Mimmo De Marco con Gigi Maiellaro che però era sul pallone. La traversa colpita da Mimmo De Marco che ancora trema, seconda traversa colpita quest'oggi dal numero 28 della Frattese, sicuramente non fortunato. Centrocampista nero stellato dentro l'area di rigore, ancora palo per la Frattese. Gigi Maiellaro che deve recuperare un pallone velenoso, davvero una serie di emozioni impressionanti. Ancora un palo colpito dalla Frattese nei minuti di recupero, si è girato Bacio Terracino, battuto Gigi Maiellaro, poi serie di batti e ribatti fino a che non è riuscito a recuperare la sfera Gigi Maiellaro. 48 sul cronometro, si giocherà fino al 50esimo, lo ricordiamo, 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara a questa sfida. Pallone in fallo laterale dalla parte opposta, minuti di recupero sicuramente ad appannaggio della Frattese con la traversa colpita da Mimmo De Marco su calcio di punizione e poi il palo colpito da Bacio Terracino. Raggiello sul pallone, può uscire testa alta Matteo Iaionese con il destro a lanciare lungo all'indirizzo di Daniele Napoletano, controlla il numero 18 della Albanova, il recupero di Cardone e ancora Napoletano per l'assistente, l'intervento del
centravanti biancazzurro è falloso. Si riprenderà quindi con il calcio di punizione già battuto. Pallone finisce in fallo laterale con Cafaro che lamenta la proprietà di questa rimessa in gioco. Esposito con le mani, serie di interventi, deve portare fuori il pallone Grifone, che può alleggerire la pressione nerostellata. Grifone vada e ancora Liperte, ancora Grifone. Albanova che ha la difficoltà di liberarsi questo pallone. 49-50, finisce qui il tempo utile per questa sfida. Espulso nelle battute conclusive, quindi non è stata fischiata la fine del match, o almeno non sappiamo cosa sia stato fischiato. Cerchiamo con le immagini anche di capire cosa sta accadendo, chi è stato allontanato dal direttore di gara. Ok, ci dicono quindi espulso il massaggiatore dell'Albanova per un uomo della panchina dell'Albanova per evidentemente proteste, quindi no, è finita Frattese Albanova. Allora sì, finita Albanova Frattese con la vittoria dell'Albanova per 2-1. A questo punto possiamo dirlo, il gol al quinto della prima frazione di Ciccio Lepre, all'11esimo il momentaneo pareggio di Diallo, poi al 35esimo della prima frazione direttamente da calcio di rigore la trasformazione di Carlo Gioielli che ha consegnato i tre punti fondamentali per l'Albanova che continua nel suo sogno. Dall'altra parte andiamo con lo sguardo ovviamente anche a cercare quello che è il risultato dell'altro match che interessava il girone A. La Maddalonese resta in vantaggio per 1-0 in quella del Giarrusso di Quarto, resta quindi a 2 punti la formazione casertana, 2 punti di distacco proprio dall'Albanova. Tutto si giocherà nelle battute conclusive, o meglio nell'ultima giornata, il prossimo mercoledì, dove la Albanova andrà ospite della Real Acerrana per quella che è la decima giornata di campionato. Real Acerrana che invece giocherà domani contro il Mondragone. Resta 24 punti quindi la Frattese, 8 vittorie e una sconfitta solamente quella di oggi in campionato sino a questo momento. Real Acerrana 18 punti con una partita in meno, Albanova 15 punti 9 partite, Maddalonese 13 punti 9 partite. L'Albanova deve trovare i punti anche il prossimo mercoledì, ma nel frattempo il caratteristico capannello per darsi coraggio, per fare il punto della situazione con mister Ivan De Michele e con tutti i suoi uomini intorno. Noi vi ringraziamo davvero per essere rimasti in nostro ascolto sino a questo momento, ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì per l'ultima giornata del girone A di eccellenza campana con Real Acerrana Albanova. Ancora un ringraziamento da parte di Lorenzo Salvi, Augusto Fontana e Tommaso Barra. Buon weekend con la vittoria per 2-1 dell'Albanova sulla Frattese.